Ritorniamo con il nostro graditissimo ospite, il Monsignor Cavalli, a cui rivolgiamo la parola e questa domanda. Lei, Eccellenza, ha trascorso la sua vita nella diplomazia. L'ultimo incarico è stato nei Paesi Bassi, fino a un anno fa. Che esperienza è stata? Quando il Papa mi mandava in un paese, prima cosa che dovevo fare e che si raccomandava di fare era comprendere il paese in cui ero mandato, il paese e il continente. Quando mi hanno mandato in Africa, Burundi o Angola, lì dovevo comprendere la cultura del Burundi, la cultura dell'Angola, la cultura dell'Africa. Senza comprendere questo, senza capire questo, la nostra missione diventa una missione che non si compie, perché non c'è la penetrazione della cultura del paese in cui il Papa mi mandava. E questo è fondamentale sempre, perché comprendere la cultura e apprezzare la cultura vuol dire inculturarsi. Il Signore Gesù, quando si è fatto, Dio si è fatto uno di noi, si è fatto uno di noi in una cultura. Gesù era ebreo. Dopo 7 giorni, la circoncisione. A 12 anni, la presentazione al Tempio era considerata un entrare già nell'età adulta. Dopo dice il Vangelo che Gesù era solito andare nella sinagoga da adulto. Il sabato andava nella sinagoga come tutti gli ebrei. E poi che lavoro faceva? Giuseppe faceva il falegname, l'artigiano, e Gesù, dice il Vangelo, faceva lo stesso a Nazareth. Era totalmente dentro la sua cultura. Quando predicava, aveva davanti i suoi e predicava in maniera che tutti lo comprendessero. Era entrato dentro totalmente una cultura. Il rappresentante del Papa, quando il Papa lo invia in un paese a rappresentarlo in nome del Vangelo, deve sempre, sempre, sempre entrare dentro nella cultura. E quando cambia paese, deve cambiare maniera di pensare, maniera di ragionare, maniera di vedere, perché la cultura è differente. Anche andando a Međugorje, la cultura è una cultura differente. Il popolo è un popolo croata, non è un popolo africano. Quindi entrare dentro una cultura è fondamentale. Per entrare in una cultura bisogna viverci in un paese, bisogna vivere dentro, non bisogna andare fuori, vivere dentro 1 anno, 2 anni, 3 anni, in maniera che la persona combaci con la cultura del paese. Allora, se è così, quando parlavo e le persone mi intendevano, io le intendevo, non solo intendevo il linguaggio, la lingua, intendevo la cultura, allora c'era la trasmissione di un pensiero, la trasmissione del Vangelo. C'è divisione tra diplomazia, Monsignore, e attività pastorale? E soprattutto, quali sono gli argomenti spirituali che maggiormente le vengono richiesti, soprattutto negli incontri ad alto livello? La diplomazia, come le dicevo prima, è dentro una cultura. Allora, se io vado in nome del Vangelo, in nome del Vangelo, se io vado in nome della Chiesa, se io vado in nome del Papa, è evidente che la mia presenza è una presenza pastorale, pastorale in se stessa, e tutti lo sanno, e tutti lo sanno, e tutti, anche gli ambasciatori, vogliono questo. Vogliono perché? Perché pastorale vuol dire una relazione profonda del soprannaturale dentro il naturale. Questa è la pastorale. Gesù Cristo è Dio che si è fatto uno di noi, soprannaturale, naturale. Dove andavo sempre, io ero il rappresentante in qualche maniera del soprannaturale. E questo era molto importante, perché le persone non volevano sapere da me tante cose politico-sociali, volevano sapere da me sempre tante cose spirituali. Quando andavo, perché ero invitato ai cocktail, alle cene, andavo sempre. La mia presenza era una presenza come le altre. Si parlava di tutto e di cose interessanti, ma la mia presenza cosa causava? Causava sempre
sempre sempre che a un certo punto le persone mi chiedevano qualcosa profondamente della Chiesa, di Gesù Cristo, di Dio, di tante altre cose etiche, e il discorso entrava in questi argomenti profondamente spirituali. Questo sempre mi capitava. Ecco la presenza di una persona che è un pastore dovunque sia. Come vede il Santo Padre il fenomeno di Medjugorje? Fino a 3 anni fa, per tante motivazioni che adesso non spiego, la gente poteva andare a Medjugorje, però i sacerdoti, i vescovi, le istituzioni era consegnato di non andare, per tante motivazioni. Il Papa Francesco cosa ha fatto? Ha aperto totalmente. Ha detto che i sacerdoti accompagnino i fedeli, li accompagnino bene, che i vescovi, se possono, accompagnino i fedeli a Medjugorje, li accompagnino bene. Bene vuol dire facendo loro capire l'importanza della Vergine Maria nel Vangelo e l'importanza fondamentale del Signore Gesù Cristo, unico mediatore tra Dio invisibile e noi, immagine visibile di Dio invisibile. Vadano, li accompagnino e li aiutino a comprendere sempre di più cosa vuol dire entrare in un luogo di grazia. Seconda cosa, ha fatto di Medjugorje una parrocchia che dipende direttamente dal Santo Padre. Ha mandato un arcivescovo, prima di me era Monsignor Oser, un arcivescovo polacco che è stato in Africa per tanti anni e ha fatto tanto bene. Poi sono venuto io. Quindi il Papa ha aperto a tutti e ha mandato un arcivescovo per rappresentarlo proprio per Medjugorje. E questo è molto importante, sempre collaborando con il vescovo di Mostar. E così noi facciamo. Ecco il Papa come vede Medjugorje. Lo vede in questa maniera. Andate, insegnate, aiutate la gente a capire il mistero della grazia e inoltre ha fatto in modo che questa parrocchia sia dipendente direttamente dalla Santa Sede, pur restando in collaborazione, in comunione con il Vescovo di Mostar. Monsignore, come pensa di portare il Vangelo in mezzo a tante culture? Sempre è una cosa importante, come ne accennavo prima, comprendere la cultura. Se si comprende la cultura, si ha un dialogo. Se si comprende la cultura, quando una persona in Africa o in Asia o dove volete chiede una cosa, se comprendo la cultura entro dentro il mondo di questa persona. Comprendere la cultura è fondamentale. Parlare la lingua delle persone è molto importante. Dialogare è molto importante, perché è nel dialogo che si trasmette il Signore Gesù Cristo. Eccellenza, cosa intende vivere da cristiani? Cristiani è una parola molto, molto importante. Antiochia, siamo appena dopo Gesù Cristo, Antiochia vi era una gran comunità di persone che credevano in Gesù Cristo. Lì San Paolo ha passato un anno e mezzo ad Antiochia e lì erano tanto significativi queste persone, tanto significativa e rilevante questa comunità dentro questa città di Antiochia, che la gente dicevano, loro sono i cristiani. Per la prima volta sono stati chiamati cristiani le persone che credevano in Gesù Cristo e che vivevano bene la loro fede, La gente, al vederli, come cosa dicevano e come vivevano, si convincevano che era una grande cosa essere cristiani, essere come i cristiani. Lei ha già accennato suo predecessore Henrik Hoser, ma quanto conosce e che cosa ha conosciuto dell'opera del suo predecessore? Lui ha iniziato questa maniera nuova per la parrocchia di Medjugorje. È il primo visitatore apostolico fisso, che doveva vivere lì e a tempo indeterminato. Perciò lui ha organizzato tutto un ufficio e delle relazioni che prima non c'erano. Ha fatto un gran lavoro e un buon lavoro. Lì poi abbiamo anche diverse comunità religiose
e diverse comunità che aiutano altre persone, aiutano i profughi che vengono, aiutano chi cade nella droga e tante altre maniere. E lui ha riorganizzato questa comunione di queste comunità dentro la spiritualità di Medjugorje. Ha fatto un gran bene, è stato il primo in questo lavoro e mi ha lasciato un gran bene. Migliaia sono i visitatori che provengono da tutto il mondo, soprattutto i giovani, che fanno digiuno e preghiera. Si è chiesto qual è il motivo per cui questo interesse da parte soprattutto della gioventù nei confronti di Medjugorje. Vi è un solo motivo. Medjugorje, per grazia di Dio, è divenuto un luogo di grazia, è divenuto un luogo di pace, è divenuto un luogo di conversione, è divenuto un luogo di contemplazione. Vengono per incontrare la pace, per incontrare la grazia, per incontrare un profondo sentimento di cambiamento di vita, la conversione, e per incontrare il Signore Gesù Cristo contemplandolo nell'Eucaristia. Ecco perché vengono. Quindi cosa può fare la Chiesa per far incontrare questi giovani, Gesù e la Madonna? La Chiesa siamo tutti noi, loro che vengono e noi che siamo. Noi cosa dobbiamo fare? Collaborare. Collaborare con la grazia, facendo in maniera che l'Eucaristia sia ben celebrata, la predica sia ben fatta, l'altare sia ben accogliente, i canti siano ben eseguiti, facendo in maniera che tutto avvenga il meglio possibile, le confessioni siano ben sentite, ben una collaborazione totale con il Signore Gesù, che è Lui che perdona i peccati. Così facciamo, andare sulla collina detta delle apparizioni, andare sul monte dove c'è quella croce che ci guarda, preparare bene le guide che spieghino bene, che comunicano bene, preparare bene noi stessi quando dobbiamo spiegare e comunicare. Questo dobbiamo fare per accogliere bene i giovani e tutta la gente. Lei, Eccellenza, si sente uno strumento per avvicinare questi giovani a Gesù e Maria? Dove il Signore, con il Papa, con altre maniere, ci manda, noi diventiamo strumenti. E strumenti vuol dire collaboratori. Collaboratori vuol dire lavorare con. Lavoriamo con il Signore, lavoriamo con la grazia, perché la grazia e il Signore arrivi a noi stessi e a tutti quelli che incontriamo. Che cosa, Eccellenza, rappresenta la preghiera per un cattolico? La preghiera è un dialogo tra il Signore e la persona. Dialogo vuol dire, dal greco, dialogos, dia tra le due persone. Logos vuol dire che il Signore, in questo dialogo, ci dà Lui stesso. La persona, se veramente prega, dà al Signore se stessa. In questo dialogo profondo che è la preghiera, il Signore e la persona si uniscono sempre di più. In questa unione si arriva a dire, come San Paolo è arrivato, non sono più io che vivo, è il Signore Gesù Cristo che vive in me. Questa è la preghiera, che è un cammino continuo per raggiungere sempre di più questa comunione profonda con il Signore Gesù Cristo. È un cammino che si fa a due, il Signore e io, il Signore e tu, il Signore e noi. Questo è l'incontro della preghiera. Possono la preghiera dei pellegrini e gli abitanti di Medjugorje darle la forza? Gli abitanti di Medjugorje, loro hanno fatto un grande lavoro spirituale profondo per Medjugorje, fin dagli inizi, fin da 42 anni fa, loro erano presenti e loro sono presenti. E come sono presenti? Partecipano all'Eucaristia in maniera incredibile, profonda, cantando, facendo la comunione, partecipando, attivi e dinamici,
hanno fatto dei cori stupendi, dei giovani, dei bambini, degli adulti, perché la liturgia sia piena di vitalità, piena di vita. Durante l'Avvento vi sono dei mesi in cui devono lavorare molto per i pellegrini, ma durante l'Avvento, novembre e dicembre, hanno meno lavoro. Allora i frati cosa hanno fatto? Alle 5 del mattino, dalle 5 alle 6, confessioni per i parrocchiani. Alle 6 una santa messa stupendamente celebrata per i parrocchiani, così tutto l'Avvento. E hanno partecipato con la chiesa che contiene 500, 600, 700 persone, piena, con i cori dei giovani, con i cori degli adulti, in una maniera incredibile. Ecco la gente di Medjugorje, profondamente cristiana, profondamente unite in questo luogo di grazia, dove vengono tanti pellegrini che incontrano questa grazia. Lei ha visitato tanti mondi, tanti luoghi. Che cosa unisce tutti questi popoli? La fede? Noi siamo tutti persone umane, tutti, bianchi, neri, gialli, siamo tutte persone umane. Quello che ci unisce prima di tutto è l'umanità e questo è un punto fondamentale. E dare e raccogliere da questo principio l'umanità dei principi che sono oggettivi per tutti. È il primo principio, il valore della vita, il valore della vita, il valore della vita. Da quando la vita comincia, da quando io comincio la mia vita nel ventre di mia madre a quando muoio. Il valore della vita è un valore fondamentale per l'umanità. Rispettare e essere rispettati. Questo è il primo valore fondamentale per vivere insieme. Poi c'è qualcosa di profondo che entra in questo valore dell'umanità. Dio che ha tanto amato questa umanità, Dio che ha tanto amato noi persone umane da dare il suo figlio per noi. E il suo figlio che ha fatto, noi siamo tanto buoni, ma anche cattivi, sapete. Noi abbiamo tante tendenze al bene, ma anche tendenze al male e facciamo dei peccati contro l'umanità. Cosa fa il figlio di Dio? Ha assunto questi peccati e ha detto: io assumo i peccati e morendo li cancello. Però tu cosa devi fare? Devi fare in modo che tutti i talenti che ti do, tutte le capacità che hai, siano sviluppate al 100%, in maniera che questo perdono, questa grazia, questo amore di Dio e la tua risposta formino persone che costruiscono un mondo profondamente umano. Profondamente umano e profondamente cristiano. Un'ultima domanda, Monsignore. Con che occhi sta guardando la tragedia che ha colpito l'Europa indirettamente, ma principalmente l'Ucraina e la Russia? Noi a Medjugorje abbiamo ricevuto molte persone che vengono dall'Ucraina, molte persone, soprattutto mamme e bambini. È una tragedia. Mamme e bambine, dov'è tuo marito? Dov'è il tuo papà? È in guerra. Nell'Europa io sono nato nel 1946 in pace e sono vissuto finora in pace, ma ricordo bene quanti orfani dopo la guerra, quante persone non sono più tornate a casa. Quanto dolore! Lo stesso dolore che noi abbiamo provato, lo stanno provando loro. Dobbiamo pregare perché le persone che hanno in mano le sorti di tanti popoli, le persone pensino e decidono per il bene dei popoli, e decidono per il bene della vita, e decidono per il bene del futuro di questi bambini. E decidono per il bene delle famiglie che adesso sono tanto separate. Non potrebbe il Santo Padre intervenire, essere l'unico mediatore perché altri hanno fallito? Il Santo Padre interviene molte volte, invitando alla preghiera e invitando tutti a pensare,
pensare, per decidere cose positive, come stavo dicendo prima, per decidere cose positive, per poter vivere in pace e bene e tutti. Che augurio si sente di dire ai nostri ascoltatori e a coloro che la seguiranno nella sua missione? Ho incontrato a Medjugorje un luogo di grazia, e grazia vuol dire che il Signore ci vuol bene nonostante che noi facciamo cose buone e anche cose negative. Grazia vuol dire che il Signore ci ama e ci segue, ciascuno di noi segue, nonostante a volte perdiamo il cammino. Vuol dire che il Signore per noi è grazia, grazia, grazia e grazia che non finisce mai. Grazie Monsignor Cavalli, auguri a lei e alla sua missione e grazie per aver concesso questa sua intervista. Grazie, un augurio a voi tutti di vivere nella grazia, nella fede e nella pace.